Non mette a fuoco! Cioè... Ci sentono? No, no, non sento. Ha messo a fuoco! Ragazzi, allora! Vinceremo con la SPAL! Questa canzone è dedicata a quel tifoso lazzese che sta sempre a rosicare, che non sa sta o scherzo, che ogni volta si deve attaccare sempre a chissà che cosa. Per fortuna che non sono tutti così. Per fortuna. Questa canzone è dedicata proprio a quello che... A quello che... Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale con questo nuovo video. Siamo insieme sempre al nostro autista di fiducia, fantasticamente incredibile. Papà, con che enfasi saluti? Perfetto, grazie mille. Tra l'altro guardate che bella estate ragazzi. Guarda che bel cielo estivo, fantastico. Comunque stiamo andando, come avrete letto dal titolo, a Cinecittà, più precisamente a Cinecittà Studios, dove stiamo registrando in questo periodo, dove stiamo trasmettendo in questo periodo con Roma Crew. Poi ci sposteremo più avanti in un nostro studio, ma tanto comunque tra poco arriviamo, quindi vi faccio vedere, cioè poi tra poco, non lo so se è poco, però comunque tra un po' arriviamo e vi farò vedere tutto. Partiamo. Ragazzi, siamo arrivati qui e voi direte dov'è qui? A Cinecittà siamo. Il problema, sapete qual è? È che c'è il povero voce PF degli SR Music che è in ritardo e solitamente mi fa entrare lui, quindi adesso io citofono, ma non sono sicuro che mi aprano perché l'ultima volta mi hanno aperto. Quindi citofoniamo insieme. Lui c'era il Super Nintendo. Da un periodo disastrato, guarda come sono rinato, mentre te me sei sparito, 20 secondi facciato. Non so se avete visto il mio outfit, magnifico, magnificente. La maglia del capitano con dietro scritto Totti 10. Comunque io continuo a pensare che questo non sia un clima esattamente estivo, ma non è che non mi faccia piacere, attenzione, perché col caldo che fa in questi giorni un po' di freschetto ci sta. Fai come sorlo di che ha capito che se notato devi parla sempre della Roma, solo della Roma. Il posto è questo, come vedete. Cioè il problema è che voi non lo vedete perché chiuso, forse, immagino, a chiave. E mica sono nati sulla montagna del sapone questi. Raga, pessime notizie. Praticamente loro non hanno la chiave, ce l'ha voce. E di conseguenza io... Sì, ma non è tanto questa la cosa. Il fatto è che, cioè, non stai neanche solo, stai in buona compagnia, perché vicino a te c'è quello che... Quello... Manco questo, dai, io. Allora ragazzi, è arrivato qualcuno, non quello che doveva arrivare in realtà, nel senso il nostro bel voce che ci ha lasciato ancora soli. Però abbiamo un ospite d'onore, incredibile. Presentati. Ciao. Tu chi sei? Io sono Domitilla e sono una delle speaker di Roma Crew. Bello, bello. La prima cosa che mi ha chiesto appena arrivata è: ma come si fanno i video? Infatti ora sto... Vedi, cioè sì. Là c'è uno schermino, tu parli, dici cazzate, tanto la gente ti dà retta. Dopo aver rischiato varie intemperie e soprattutto vari temporali, mi sa che alle... Che ore sono, signorina? Sono le 17:26. Bene, quindi ritardo clamoroso. Il momento è giunto. Attenzione che stiamo andando a raccogliere, a prendere il capo dei capi, il Libano dei libanesi. Il signor voce, PF, PIF per gli amici. Stava col libanese? Stava col libanese, stava col Bangla, mi sa lui. Adesso io lo aspetterò proprio... Con cattiveria, eccolo lì. Che ore sono? Che ore sono, dottor? 17:26, eh? Non va bene questa cosa. Bene, comunque è stato educatissimo, simpaticissimo, felicissimo e rilassatissimo. Io bene, l'ha presa bene un'altra volta. Saluta nessuno. Ma che persona è lei? Lei è un pessimo elemento, ma altro che... Niente, tutto di fretta. Lui veramente è il capo di una maleducazione. Niente, non è, non fa... Incredibile, ragazzi. Ciao, insultatelo nei commenti. Ah, adesso vanno il bacino, ok, non insultate, chiamatelo trottolino amoroso. Quindi questo, signori, comunque è il nostro amatissimo studio da dove trasmettiamo in questi mesi pazzeschi. Poi, come l'ho detto tipo 5 volte che ci sposteremo, però è meglio ripeterlo perché sennò non lo capiscono. Ripeti. Sono un po' autistici loro. Ragazzi, allora, momentaneamente siamo noi, stiamo per cominciare, c'è Sequel che fa cose strane, c'è il maestro Etonio dietro, sempre più omosessuale, clamoroso. E poi... A me lo presenti. Vabbè, tu ti sei presentata in lingue diverse oggi. Allora. Comunque, vabbè, noi adesso partiamo, quindi ci risentiamo dopo. Una della loro.
con sta musichetta fa troppo ridere. Fammi vedere un po' quelle che potremmo e non potremmo. Svegliata adesso. Buongiorno. Ma raga, allora, caffè, fammi vedere con chi potremmo giocare. Allora, prima giornata Atalanta oppure Atalanta oppure Barcellona? Aspetta. Real Madrid. No. Io me ne dico una, Atalanta. Ma gioco così. Secca? Sì. Paghi uno sciottino se non sarà così. Attenzione maestro, che cosa sta guardando? Cioè, dovevamo vedere i sorteggi, ma il maestro Edonio si è sbagliato. Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Ficca. O magari viene piccata che... perché se... Okay. Sì, allora, è uguale. Atalanta-Roma, chi è pro e chi è contro? Io sono totalmente contro. Becchiamo la squadra peggiore, secondo me. Io se tu cerchi su YouTube Atalanta-Roma, trovi solo me che faccio sfoghi. Negli ultimi 4 anni abbiamo perso 9 partite con l'Atalanta. Una cosa clamorosa. È vero, però l'Atalanta è una squadra che è meglio prendere subito rispetto che prendere a prendere dopo. Ma questo, dici? Perché? Almeno pensa, lo prendi... pensa all'anno scorso. Pensa all'anno scorso. Ti faccio la prima giornata dell'anno scorso, Atalanta-Lazio. Hai presente che campionato ha fatto l'Atalanta? Rispetto alla prima giornata sembra totalmente un'altra squadra. Perché ricordo 3-0 per la Lazio al 40esimo probabilmente era. Sì, più o meno era quello. A me è meglio prenderla subito. Io preferivo subito... la Juve. Sì, addirittura sì. Sì. Perché comunque fondamentalmente, come ho detto prima, la Juve non, nel senso non la togliere all'Atalanta ovviamente. Però diciamo che a pari livello preferivo subito scontrarmi con una squadra che è comunque al nostro livello, anche se l'Atalanta, ricordiamo, l'anno scorso ha fatto un gran campionato e squadra sicuramente molto ostica alla Roma, perché ricordiamoci che noi nel passato, insomma, con l'Atalanta non abbiamo fatto proprio bella figura. No, ragazzi, comunque è ostica e, sì, in trasferta oltretutto, quindi, okay, ma quindi che ne pensi tu? Cioè, ha perso un sacco di giocatori d'Atalanta. Sì. Ti nomino Kessi, ti nomino Conti. Probabilmente, anzi più che probabilmente, possibilmente perderà anche il Papu Gomez. E quindi io resto della mia idea, nel senso, per me è meglio prendere l'Atalanta subito che prenderla alla 15ª giornata. No, io volevo concludere con un perché secondo me alla fine i sorteggi sono una cosa. Però concludiamo con serenità. Odio Bergamo, odio Bergamo. No, io già sono pronto. Così come la musichetta del coglione è pronta quando parla lei, eccola. No, saluto no, tutti, ovviamente. Un abbraccio anche alle bergamasche e che insomma, il 20 agosto, che palle, io voglio star mare. A me non me va da andare. Sempre dalle 18 alle 20, un ringraziamento alla nostra Cappuccetto Rosso per oggi. Domitilla d'Avanzo. Ciao a tutti, un saluto e forza Roma. Sempre, vedi, una frase intelligente. No, Dio Bergamo, sciocco. E poi ci abbiamo il nostro... Ma, saluto a tutti. No, il nostro Federico Marconi, grazie di essere stato con noi. Grazie a te, grazie a voi e soprattutto grazie al maestro. Grazie, grazie Graziella e grazie al non si dice, perché ricordo siamo in modalità restrittiva soprattutto su YouTube. Esatto. Grazie al maestro Aitonio che ha preso Atalanta-Roma la prima giornata e stasera offre da bere. Grande, grazie. È vera sta cosa. Io saluto tutti gli amici che ci hanno fatto compagnia, i quali abbiamo fatto compagnia sia su Facebook che su YouTube. Ci vediamo venerdì. Ciao e sempre forza Roma. Ciao. Non mette a fuoco. Cioè... Ci sentono? No, non si sentono. Ha messo a fuoco. Ragazzi, allora vinceremo, vinceremo, vinceremo con la SPAL. Ok, questo si può fare. Comunque, allora, signori, siamo arrivati alla fine di questo video incredibile. Avete visto sicuramente qualche clip di là. Roma Crew porta bene. Dai. E soprattutto un altro hashtag, buttiamolo in mezzo. Hashtag. Hashtag. Maestro Edonio, fate la boccia. Dai. Allora, ragazzi, fateci sapere qui sotto cosa ne pensate dei sorteggi. Anche se siete tifosi di altre hashtag squadre. Federico di squadre Marconi straniere. Negroni. Oh. E il Negroni si sente. Oh! Va bene, raga, ci vediamo con il prossimo video. Bella, raga.